Alberto! Ciao Franco! Ciao Alberto! Avanti, lì avanti! Ciao! Ciao Alberto, cosa stai facendo? Sto provando una nuova chitarra. Molto interessante. È un po' di tempo che ce l'ho, però non l'ho quasi mai usata. È una 12 corde molto molto economica, ma mi sembra che... Mi sembra e sono anche che bella. Abbia una buona carica. Senti, ti ho chiamato perché sì? ho finito di registrare una nuova canzone. Ho appena finito il testo da poco tempo. Secondo me è la migliore canzone che mi sia riuscita in 40 anni che scrivo canzoni. Però non sono io che devo giudicare, è chi ascolta che deve giudicare. E il titolo è L'amore che diamo alla vita. Dal titolo deve essere molto interessante, è bella. Procediamo? Sì. Bene, avanti. Mi tolgo qui il campo. Per mari in tempesta ho scalato montagne assassine, superando correnti impetuose, ed ho vinto la forza del vento con i piedi sotto la neve e le mani crepate dal freddo. Ho ammazzato mostri notturni, ho sconfitto il fuoco del sole. Le mie braccia sono sfibrate, le gambe mi reggono a stento. La guerra che ora mi spetta, di sicuro la vincerà il tempo. Se potessi tornare bambino, rifarei lo stesso cammino. Così ha voluto il destino, ed ancora vorrebbe così. Errori commessi, qualche volta ho riscosso successi. Sono frasi piuttosto banali, ma il destino banale non è. Ho vissuto anche giorni felici, oggi gioco con i bambini. Il pagliaccio lo faccio per loro, perché voglio vederli sereni. I bambini sono indifesi, divertirsi è il loro mestiere, essere complici è nostro dovere, per dar loro un futuro migliore. Troveranno strade in salita, le faranno con poca fatica, poi verranno quelle in discesa, correranno incontro alla vita. I bambini avranno un destino, già lo sanno, ne sono coscienti. Remeranno per mari più calmi, scaleranno montagne in fiore. Dobbiamo sconfiggere il male, progettando con senso il futuro, sapendo che sopra ogni cosa c'è.
c'è l'amore che diamo alla vita. L'amore che diamo alla vita. Bella canzone, ma ha dei suoni strani. Te lo dico io perché ha dei suoni strani. Ha dei suoni strani perché uso questo registratore a bobine, che ha circa 50 anni, dove butto una parte della musica, rovescio il nastro e la registro su questo attrezzo qui, più moderno, ma molto molto economico, perché ho speso 115 euro comprato usato. Comunque la prossima volta faremo una prova di registrazione a rovescio della musica, perché crea delle possibilità di comporre diverse che non la solita schitarrata.